Bene, siamo alla spiegazione del portafoglio che si incendia per quello che riguarda la parte del portafoglio che si incendia. Il portafoglio ha due modi di aprirsi, questo modo qua in quello che tu puoi prendere le banconote normalmente e quest'altro modo di aprirsi che invece ti mostra la parte che si incendia. Ti consigliamo di mettere, se lo usi che vuoi pagare realmente, evita di mettere le banconote da 50 o da 100 euro perché sono particolarmente alte, mentre la banconota magari da 10 da 5 euro, se vuoi far vedere, vuoi far vedere che paghi, ce le puoi mettere. Allo stesso modo ti sconsigliamo di mettere carte di credito o altro, quindi questo è un portafoglio che tu puoi usare per pagare, però non come il tuo vero portafoglio che ci tiene tutti quanti i documenti, perché in mezzo a tutto il fuoco che si sprigiona è meglio che non ci siano vicino le carte di credito o altro. Andiamo a vedere come lo devi preparare. Così, questa benzina è la benzina per gli Zippo, comunque anche se non è di questa marca, è in vendita in qualsiasi tabaccheria e si usa proprio per gli accendini. Ne prendi, ne metti un poco, così inzuppi un lato e allo stesso modo inzuppi anche l'altro lato. Adesso ne mettiamo giusta poca, giusto per vedere. Apri il portafoglio, sei così col pollice e dai, un colpettino. Adesso non ho messo troppa poca. Ecco qua, e noi vediamo il nostro portafoglio che si incendia. Chiudi in questo modo e magari riapri subito dopo e prendi i soldi. Quindi lo usi come, lo puoi usare come gag quando ti chiedono di pagare, tu apri, incendi. Chiaramente più benzina metti, più fa le fiamme. Quanto tempo dura? Questo dipende. Dipende, tu calcola che questa è una garza che viene imbevuta di benzina. Fino a che la garza è imbevuta di benzina, il gioco può essere presentato, quindi potresti riempirla in questo modo e fare il gioco 2 minuti dopo, o farlo un quarto d'ora dopo, o magari farlo mezz'ora dopo, e potrebbe essere lo stesso ancora in umidità di benzina ed essere pronta per il gioco. Più benzina metti, chiaramente più resiste per questa cosa qua. Comunque non è una cosa che tu la metti la mattina e poi la rifai il giorno dopo, perché la benzina è un liquido che tende ad evaporare in modo molto rapido. In questo modo apri e chiudi. Ora, una cosa che abbiamo notato in un modello di questo portafoglio è che provavamo a accendere e non si accendeva. Pensavamo che potesse essere la pietrina e invece no, perché la rotellina ha un suo verso, di accensione, e il verso così fa la scintilla giusta per accendersi. La rotellina. Se per caso tu una volta che hai bagnato vedi che non si accende subito, potrebbe essere che hanno inserito questo gimmick al contrario. Se l'avessero messo al contrario, non fa la scintilla, perché questo fa la scintilla solamente per un verso. Quindi così non fa la scintilla, invece inserito nella giusta direzione, ecco qua, perché questa ha un verso per grattare la pietrina. In questa direzione invece fa la scintilla. Quindi se dovesse anche capitare a te che non fa la scintilla, molto probabilmente non è che non hanno inserito la pietrina all'interno di questo attrezzino di accensione. Potrebbero averlo inserito nella direzione contraria, cioè così. Quindi eventualmente. Vedi, così non riesco a accenderlo. Eventualmente tu, se vedi che c'è questo problema, ecco, risolvilo in questo modo, rigiralo, e questo invece è il verso giusto per farlo accendere. Quindi non è pericoloso, se lo tieni chiaramente le giuste precauzioni, non lo fare vicino alle facce delle persone, non lo fare neanche vicino alla tua faccia, non esagerare con la benzina, inizia soprattutto quando è che lo fai la prima volta, mettene poca in maniera tale che ti rendi conto di qual è l'effetto che fa, poi man mano aumenta fino al giusto senza mai esagerare, ricorda di non mettere oggetti qua dentro, banconote o fogli di carta, se lo usi anche per portarli in giro, che fuoriescono dallo spessore, quindi evita le banconote da 50 euro e ancora di più evita quelle da 100-200 euro. Puoi mettere invece banconote qua dentro più piccoline che sono assolutamente separate da questa zona del fuoco perché le piastrine sono attaccate su una lastra di metallo. E per quello che riguarda invece la spiegazione del portafoglio, come carta nel portafoglio, ci sono gli altri video allegati che ti spiegano come poterlo fare. Questo è uno degli effetti più
più belli e sorprendenti che si possa fare. La spiegazione questa del portafoglio del fuoco.